Annyeonghaseyo, benvenuti a tutti in questa nuova video! Oggi faremo uno spacchettamento, amici, magico, perché finalmente Gloria è tornata a parlare di magia sul canale. Ho deciso di parlarvi di magia in questo video perché ho ricevuto un pacco molto speciale. Mi è arrivata la box di questo mese, che tra l'altro festeggia i 3 anni delle Witchy Mystery Box, che vi lascio nell'info box se volete acquistarle anche voi ogni mese. Luisa si mette lì e fa, insomma, le Witchy Box. E all'interno delle box ci sono oggetti o gioielli o cose che vi potrebbero servire o per abbellire anche il vostro altare o comunque la vostra casa per anche iniziare a fare sperimentare un po' di magia. Ovviamente la box che apriremo, che è questa qua, non sarà sempre disponibile perché appunto ogni mese cambiano, quindi non sono sicura che dopo questo video riuscirete a trovarne altre, ma nel caso contattatela, vi lascio sempre tutti i link nel box info o se scrive sotto al canale, insomma, tartassatela di messaggi perché sarà ben felice di rispondere. All'interno non so che cosa ci sia, però sono molto curiosa. Ci tenevo tanto a farvi vedere questa box nel video e parlare appunto di questo argomento che accomuna un sacco di noi, ma che soprattutto incuriosisce un sacco di voi. Sono cresciuta a pane e magia, diciamo. Bando alle ciancio e iniziamo ad aprire il pacco perché qua la situa si fa interessante. Allora, il pacco è stato chiuso veramente molto bene. Da 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 da. Un sacco di case, libri auto, viaggi, fogli di giornale per coprire il tutto. Ok, sembra un uovo, non è un uovo ovviamente. C'è un bollino di ringraziamento, molto molto carino tra l'altro. Ma che bello! Grazie per supportare questo piccolo business. Fantastico. Ecco qua tutti i contatti dove poter trovare le Witchy Mystery Box e Lu, ovviamente, che è la fondatrice di queste box. Le Witchy Box sono nate nel maggio del 2019 con l'intento di portare la magia a casa vostra. Ogni mese un tema unico e sempre diverso per darvi modo di spaziare e conoscere diversi aspetti della stregoneria. All'interno di ogni box tutto il necessario per praticare, fare esperienza e toccare con mano la magia e il tema scelto. Articoli sempre diversi che daranno un tocco in più alla strega che è in voi. Non c'è obbligo di sottoscrivere alcun abbonamento, ma richiesta. Abbiamo due tipi di abbonamenti, trimestrale e semestrale. Questa box si chiama Believe in Your Magic. Interessante. E mi dice già che cosa contiene. Believe in Your Magic Oracle Deck. Bracciale in quarzo rosa, Magic Moon Pin, Geode di Agata, Positive Vibe Jar, oh mio Dio, illustrazione You Are Magic con la cura di Joseph Irardo, magia pratica proprietà delle erbe, sticker e omaggio orecchino piumanera. No vabbè, ma io amo, ma io amo la professionalità, cioè, ma che bello! Ah vabbè, apriamo questo, questo qua so già che è la jar delle Positive Vibes. Spacchettiamo la magia, spacchettiamo la magia. Dai. Questo qua è il barattolo Positive Vibes. È molto carino. Guardate com'è tutto matchy matchy con me, con lo sfondo, con la giara. Bellissimo. All'interno, come vedete, ci sono un sacco di cose. Vedo della lavanda, della rosa. E adesso andiamo ad aprirla. Oddio, che profumo! No, vabbè. No, vabbè. E qui dentro che cosa c'è? Positive Vibes Jar. Ogni volta che ti accade qualcosa di bello, ogni volta che vedi, senti, percepisci qualcosa di bello, ogni volta che accade una cosa bella, annotala su un foglietto e mettila nel barattolo. Ogni volta che avrai bisogno, aprilo e leggi tutte le cose belle che hai vissuto. Il barattolo contiene petali di rosa e lavanda per propiziarti buoni intenti e se riterrai opportuno aggiungerai del rosmarino, così i tuoi momenti belli saranno protetti. Tu vali, ricordalo sempre. No, a parte il profumo, ma è bellissima questa idea. Io questa la tengo così dentro. Apriamo anche il rosmarino perché a quanto vedo anche il rosmarino è all'interno di questa bellissima bottiglietta che ci incollo anche proprio lo sticker che era fuori. Guardate che carino col tappo in sughero. Ma quanto è cucciolo! Qui dentro c'è il rosmarino e questo lo mettiamo per adesso all'interno del barattolo dove poi appunto metterò tutti i bigliettini. Questo lo voglio fare. Bellissimo, bellissima idea. Sono tutti pacchettini separati e poi ci sono tipo delle rose in giro. È bellissima questa cosa, ti viene proprio la gioia nell'aprire i pacchi. Questo qua invece, vediamo che cosa contiene. Mi dispiace aprirli tutti. È così carina questa box. Questo è il ciondolo con la piuma.
L'orecchino, l'orecchino, ma che bello! Wow, questo è l'orecchino con la piuma nera e il pentacolo. Wow, guardate che carino anche lui. Fate una coda alta, vi rimane questo qua. Mi piace un sacco, bellissimo. E anche questo l'abbiamo spacchettato. Poi c'è quest'altro. Cosa c'è qua? Uno sticker con scritto Good Vibes Only. Terremo per il computer. E due card, che belle. Queste qua le avevo già ricevute in un'altra Witchy Mystery Box anni fa. E ce le ho attaccate al frigo, infatti nei vlog si vedono e sono quelle che arrivano da, appunto dalla Lu. Qua abbiamo i poteri delle erbe, che bello, cioè, ci sono scritti salice bianco, amore, divinazione, protezione, salvia, saggezza, protezione, desideri, tutte le erbe aromatiche, tutte le erbe e tutte le loro qualità. Io infatti le attaccherò anche queste al frigo perché o le metto dentro al grimorio perché non lo so, secondo me è un bel promemoria. E poi c'è quest'altro con lei dai superpower mentre fa meditation. Oh, qua abbiamo un gioiello. Abbiamo un bracciale al quarzo rosa. Aiuta ad accettare anche i cambiamenti più difficili. Dona conforto e aiuta ad aprirsi all'amore. Quello più puro e incondizionato, che non c'entra niente con l'attrazione fisica. Dona calma, scioglie le tensioni e portando la persona a sentirsi tutt'uno con l'universo. Considerato il cuore della madre terra, è un ottimo alleato per chi inizia un percorso introspettivo. Guardate che carino. È fatto proprio con il quarzo. Si sente perché è anche bello. Non è pesante, però si sente che il quarzo comunque non è leggero, ecco. Che belle queste sfere di quarzo. Sono bellissime. Vediamo che cosa c'è dentro qui. Vedo una spilletta, una. Wow! È una spilla con la mezzaluna. Carina! È proprio una spilla, vedete? Cioè, questa la potete attaccare sui vestiti o comunque sugli zaini. Non so se avrò il coraggio di attaccarla allo zaino. Bellissima anche da mettere tipo come spilla proprio sui vestiti. Interessante! Oh, questo invece è fatto a mano. Ok, qua c'è il biglietto da visita. Ma che bella! No, vabbè, guardate. Questa è la scatolina che c'era al suo interno. Ma guardate che carina! L'oracolo, composto da 31 carte, ti accompagnerà giorno dopo giorno alla scoperta di te stesso, dandoti consigli, suggerimenti e spunti di riflessione su cui meditare. Questi responsi sibillini ti aiuteranno a far luce sui diversi aspetti della tua vita, magica e non. Prenditi 5 minuti per rilassare il tuo corpo e dissipare i tuoi pensieri. Mischia bene le carte. Quando sarai pronto, chiedi all'oracolo di darti un messaggio. Gira la prima carta, lasciati ispirare dalle parole con cui l'oracolo ti guiderà. Voglio provare. Non mi prenderò 5 minuti, ma cercherò di rilassarmi, farò una domanda, dopodiché chiederò all'oracolo. Ok. Sto per tirarla su e leggere. Ogni cosa accade nel preciso momento in cui deve accadere. Non forzare nulla se non strettamente necessario. È la risposta perfetta, è la risposta che io mi aspettavo. È la risposta che io volevo. Ogni cosa accade nel preciso momento in cui deve accadere. Non forzare nulla se non strettamente necessario. Io ho fatto una domanda. E avevo paura della risposta, tipo forse sto perdendo tempo, forse ci sto mettendo troppo, forse non devo fare qualcosa. Interessante, lo utilizzerò molto spesso. Bellissimo, ma poi che carino. Quest'ultimo, che dovrebbe essere il minerale, a me ci sono proprio curiosa. Wow, oh mio Dio, ma è bellissimo. No, vabbè. Wow! Il geode è il sasso, ok? Da fuori tipo dici è un sasso, poi pam, si spacca il geode, io ne ho spaccato uno di ametista e citrino e all'interno appunto c'è il minerale che è fatto in questo modo, molto molto bello. È super intenso, profondo, sembra tipo una caverna. È la prima volta che osservo un geode di Agata. Bello 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 bello. Più lo guardo da vicino, più vedo dei dettagli. Ma poi la perfezione di come è stato tagliato. Ho un geode di Agata! Che dire, streghe e stregoni? Questa box mi ha riempito di gioia. Non vedo l'ora di riempire anche, oltre alla gioia, la mia giara delle positive vibes. Bellissima questa idea anche perché mi spronerà a essere positiva ogni giorno, dato che mi sveglio e sono tutt'altro che positiva. E soprattutto utilizzerò l'oracolo, perché l'oracolo la mattina, prima di scrivere la giara,
ci sta. Fatemi sapere se questo spacchettamento magico vi è piaciuto e se volete rimanere nell'argomento, che io rimanga nell'argomento, fatemelo sapere nei commenti, perché magari trattiamo di nuovo questo argomento, magari vi posso consigliare libri, dove acquistare minerali, pietre, che cosa utilizzo io. Bene, questo era l'unboxing della Witchy Mystery Box, sono molto 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 contenta di tutti questi nuovi arrivati e niente, io vi aspetto nei commenti, ci vediamo al prossimo video, vi mando tanti baci magici, ciao!